Prima conferenza stampa a Palazzo Silone per il nuovo presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al tavolo con tutti i rappresentanti della coalizione ed accompagnato dal leader nazionale del suo partito Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sapevamo, esordito Marsilio, che in Abruzzo c'era una voglia di discontinuità. Le urle lo hanno detto. Ora abbiamo la responsabilità pesante di dimostrare di saperlo fare. Ci sono molte priorità in regione, su tutte anche la ricostruzione. Un ringraziamento Marsilio lo ha voluto fare a tutta la coalizione. Si tratta del primo presidente della Regione Abruzzo espresso da Fratelli d'Italia, una giornata storica per la quale il presidente Marsilio ha voluto ringraziare Giorgia Meloni, ma anche tutti i partiti della coalizione. Gratitudine ha detto anche a Giovanni Chiodi, ex presidente della Regione Abruzzo, per i consigli che gli ha dato. Una rivincita personale, così l'ha definita Marsilio anche per lui. E poi ha parlato della Lega, un risultato storico, è la prima volta che la Lega governerà il centro-sud. Qualcosa è cambiato, dice. L'Abruzzo ha bisogno di grandi interventi, ha bisogno di una grande opera di ricostruzione, a cominciare da quella post-terremoto, ma bisogna ricostruire tutto il tessuto sociale, culturale ed economico di questa regione che ha conosciuto anni di declino. E noi dobbiamo lavorare molto su questo. Ha parlato per primo Gianluca Zelli, leader di Azione Politica. Siamo felici del risultato di Azione Politica che vive da un anno. Ora abbiamo un consigliere regionale che è Roberto Sant'Angelo. Gaetano Quagliariello ha partecipato attivamente con Idea. Un piccolo capolavoro collettivo, così l'ha definito, non è stato facile. Sin dall'inizio noi abbiamo detto che Marsilio era un ottimo candidato, abbiamo contrastato chi non lo definiva abruzzese. E poi Deramo, la Lega ha fatto il boom. Un augurio a Marco Marsilio, la Lega ha confermato quello che era nelle aspettative, ha detto Deramo. Siamo il primo partito della coalizione. La parola anche a Ethel Sigismondi e a chiudere poi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Una notte bella e non facile, una giornata storica per noi, grazie al popolo abruzzese, ha detto la Meloni, per aver partecipato alle elezioni, nonostante i tentativi della sinistra, di fare le elezioni a febbraio. Le cose però non sono andate così come loro prevedevano. Marsilio ha condotto una campagna elettorale commovente, ha aggiunto la Meloni, nonostante quello che hanno fatto gli avversari sulla presunta non abruzzesità. È riuscito comunque ad arrivare agli abruzzesi, ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia. Siamo fieri che Marsilio sia il primo presidente della regione di Fratelli d'Italia. Del resto avevamo già fatto vedere come si governa con il sindaco Biondi alla guida del comune dell'Aquila, ha aggiunto. Una sconfitta del clientelismo, ha detto del PD e anche del pressapochismo dei 5 Stelle. In conferenza stampa è intervenuto poi anche Stefano Morelli in rappresentanza di Forza Italia. Il centrodestra si è dimostrato una coalizione stravincente, ha detto in Abruzzo, e anche il contributo di Forza Italia è stato determinante. Ora inizia la sfida vera, quella di dare risposte. Deve far ben sperare per l'idea di un futuro del centrodestra, di un centrodestra rinnovato che possa riportare la maggioranza. Noi oggi e la Lega abbiamo già la maggioranza in tutta Italia, sono percentuali che possono crescere, che cresceranno, e quando quella alternativa sarà chiara a tutti gli italiani, Salvini dovrà trarre le sue conclusioni.